Negli anni 27-28 d.C., un profeta vestito di pelli di cammello e nutrito con cavallette e miele selvatico appare sulle rive del Giordano. La sua voce grida in tutta la Palestina. È Giovanni il Battista che annuncia a tutti la venuta di Gesù. Con il dono di Dio gli è permesso di vederlo, di battezzarlo, di toccarlo e di presentarlo all'umanità. Ecco l'agnello di Dio. Nessuno, per quanto pazzo santo sia, in nessuna religione e spiritualismo si è mai attribuito un tale potere: togliere il peccato del cuore dell'uomo. Questo è stato detto solo di Gesù Cristo in tutta la storia dell'umanità. Né Maometto né Buddha si è attribuito questo potere di togliere il peccato del mondo. E lo dice proprio Giovanni Battista. Per comprendere bene questa metafora messianica dell'agnello di Dio occorre entrare nella coscienza del popolo di Israele. Israele, il cui nome significa Dio mostra la sua forza, condensa tutta la storia della salvezza. Quel nome dato a Giacobbe dall'angelo di Dio dopo una notte di lotta nel libro della Genesi 32:28 designò inizialmente il popolo delle 12 tribù di Israele, la cui vocazione era quella di essere il testimone dell'unico Dio e l'annunciatore del Messia. Poi, con una misteriosa legge di selezione, il vero Israele si ridusse al regno di Davide o alla casa di Giacobbe. Poi si ridusse di nuovo ai soli deportati da Babilonia, poi al piccolo resto di Israele, al piccolo resto di poveri e umili che dopo l'esilio nel 538 si radunarono a Gerusalemme. Infine, con Gesù, Maria e Giuseppe si è formato il nuovo Israele, cioè la Chiesa di Cristo Gesù, colui a cui verranno applicate pienamente le parole del profeta Isaia: tu sei il mio servo Israele, in te manifesterò la mia gloria. Gesù diventa allora la luce delle nazioni che illumina ogni uomo. Se il cuore umano si apre alla parola di Dio, tutto cambia e si abbellisce. Il segreto sta proprio lì. Vogliamo il cambiamento del mondo, ma il cambiamento del mondo verrà solo se tu cambi, io cambio. Se noi abbracciamo la fede, solo così che noi possiamo cambiare noi stessi, cambiare il nostro ambiente, cambiare il nostro mondo e cambiare tutte le persone che ti circondano. È proprio questo l'annuncio del nuovo tempo in cui tutto cambia, perché Dio si fa uno di noi e l'uomo decide di fidarsi di Dio. Giustamente, il Battista presenta Gesù all'umanità intera. Ecco l'agnello di Dio. Questo titolo messianico dell'agnello di Dio ha condensato tutta la teologia della redenzione con l'immagine del servo sofferente e dell'agnello pasquale che si lascia condurre al mascello, di cui il sangue libera il popolo dal peccato e sigilla la nuova alleanza. Ricordiamoci benissimo la cerimonia ebraica che ogni anno celebra il giorno dell'espiazione, chiamato Yom Kippur. La riconciliazione e il perdono avvenivano nel segreto del Santo dei Santi, dietro il velo del santuario. Il sommo sacerdote doveva confessare con il popolo i peccati sulla testa del capro sacrificale, che si chiama anche capro espiatorio. E questa espressione italiana, ma anche in francese, viene da lì, da questa pratica, da questa cerimonia ebraica, il capro espiatorio, che era mandato a Azazel, cioè lasciato in sacrificio nel deserto per morire con tutti i peccati del popolo e del sommo sacerdote. Ma con il nuovo popolo di Dio, che siamo noi, non c'è più bisogno di sacrificare un capro, ma Gesù stesso, essendo il sommo sacerdote per eccellenza, si sacrifica sulla croce, fuori dalle mura di Gerusalemme. E in quel giorno il velo del Tempio si squarciò in due dall'alto in basso, rendendo inutile il segreto del santuario nel quale tutti possiamo entrare d'ora in poi per lodare Dio. Si squarciò il velo del Tempio quando morì Gesù a Golgota
per farci entrare tutti quanti nel Santo dei Santi, e lì possiamo tutti lodare Dio, vedere Dio, perché Gesù ci fa entrare nel mistero della salvezza. Non c'è più discriminazione, tutti possiamo parlare con Dio e vedere Dio. Se gli antichi dei chiedevano sacrifici al popolo, il nostro Dio sacrifica se stesso per il suo popolo, ed è l'unico vero Dio e vero uomo che lo fa, diventando per noi l'agnello che toglie il peccato del mondo. Non solo i peccati degli uomini, inclinazioni verso il male, le tendenze al male, ma anche e soprattutto il peccato del mondo, cioè rivolta contro Dio, disobbedienza alla sua volontà di salvezza. C'è una grande sfumatura da fare tra i peccati dei cuori degli uomini e il peccato del mondo. I peccati dei cuori degli uomini sono le inclinazioni verso il male che viviamo tutti noi, le tendenze verso il male, le veleità verso il male. Però il peccato del mondo è la rivolta contro Dio, la disobbedienza contro Dio. E questa disobbedienza ti allontana proprio dalla volontà di Dio e ci allontana tra di noi e ti facciamo del male, perché lì subentra la volontà del diavolo, che a volte ti spinge a fare del male. Ma se noi obbediamo a Dio, se noi diamo tutta la nostra vita a Dio e seguiamo la sua volontà, allora così Dio indirizza le nostre vite verso la via della salvezza, e così possiamo salvare le nostre vite, il nostro mondo, e possiamo salvare l'umanità intera. Spetta a ciascuno di noi rendere testimonianza come San Paolo, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Anche se sei più grande peccatore, hai il posto nel cuore di Dio. Corinto, la grande città portuale della Grecia, a quel tempo abitava da 500.000 di abitanti e era corrotta dalla pornografia, la bassezza morale. Ma Paolo fece fiorire là una grande comunità cristiana con la parola di conversione. Anche tu puoi cambiare. Dio non esclude nessuno. Non ci dobbiamo vergognare dei nostri peccati. Anche se siamo peccatori pubblici, abbiamo posto nel cuore di Dio. Avviciniamoci con umiltà e maleabilità. Dio ci accoglie sempre. Nessuno è talmente peccatore che non può essere accolto da Dio, e nessuno può considerarsi talmente sporco da non sciogliere i propri peccati nel grande vaso della misericordia di Dio. Dio ti accoglie tutti e Dio vuol salvare tutti. Lasciamoci guidare da Lui e andiamo verso la via della salvezza. Possiamo essere salvati, ma se vogliamo, se tu vuoi essere salvato lo puoi, però bisogna lasciarsi condurre, bisogna seguire il dito di Giovanni Battista, che ti mostra proprio l'agnello di Dio oggi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Seguiamo quest'agnello, perché la nostra salvezza sta in Lui. Dio ti benedica, carissimo, carissima. Non perdere tempo. Segui Gesù sinceramente. Pregate per me come io prego per voi. Don Staffan Yanin Kodia, servo inutile.